Ciao, sono Vanessa Lorenzetti e oggi mi trovo nella cucina di Antico Molino Rosso. Andiamo a preparare insieme la zonclada, una torta tipica trevigiana con la farina tipo 2 biologica macinata a pietra di Antico Molino Rosso. Montate con l'aiuto delle fruste elettriche o della planetaria il burro morbido con lo zucchero. Il composto deve risultare cremoso e spumoso. Infine aggiungete le uova una alla volta lentamente e continuate a mescolare con le fruste elettriche o con il mixer. È importante che prima di aggiungere il secondo uovo il precedente sia perfettamente amalgamato. Aggiungete poi la farina, il lievito in un sol colpo e poi continuate a mescolare. L'impasto si presenterà leggermente morbido. Trasferitelo poi su una spianatoia e lavoratelo con le mani. Formate una palla, avvolgetelo nella pellicola e lasciate riposare in frigo per circa 40 minuti. Dopo aver fatto ammorbidire l'uvetta sul tanino in una ciotolina d'acqua, nella ciotola del mixer riunite la ricotta, le uova, il burro, lo zucchero semolato, l'uvetta, la cannella e la buccia d'arancia. Mescolate gli ingredienti fino ad ottenere un composto omogeneo. Cospargete il panetto di frolla con un po' di farina. Estendetelo con il mattarello sul piano di lavoro a uno spessore di 5 mm e incidete un disco. Ricavate poi dai ritagli anche i bordi del vostro disco. Foderate la tortiera antiaderente di 20-22 cm con il disco, i bordi. Riempitelo poi con il composto di ricotta preparato e, se voleste, potreste anche farcire con delle listarelle della larghezza di circa 2 cm, tipo crostata. Cuocete poi la zonclada nel forno caldo a 180 gradi per circa 30-40 minuti. Servite solo dopo un adeguato riposo di qualche ora. Buon appetito!